Fabio Concas, possibile il tuo rientro dopo, diciamo, lo stop precauzionale di Avellino, anche perché insomma sarebbe un traguardo importante, sarebbero le 100 presenze in campionato con la maglia del Carpi, con la Coppa Italia le hai già tagliate, ma insomma quelle in campionato sono quelle che contano. Eh sì, purtroppo domenica per un piccolo problemino sono dovuto stare fuori. Adesso sono a posto e sabato speriamo di tagliare questo bel traguardo. Si arriva da una sconfitta di Avellino molto amara, il Carpi ha giocato un grande secondo tempo, come si riparte per la sfida con Latina? Ma sicuramente è stata una sconfitta un po' così, perché il pareggio è il risultato più giusto. Però, ripeto, la prova è stata secondo me ottima, io che da fuori l'ho vista, ho visto un'ottima squadra soprattutto nel secondo tempo, però non è arrivato il gol. E adesso sabato arriva un avversario sicuramente abbastanza arrabbiato, vista la classifica e visto il tipo di squadra che hanno, quindi sarà sicuramente una grande bella gara. Tanto il Latina possiamo definire una delle delusioni di questo inizio di stagione, dopo la finale playoff persa, ha cambiato mister, non è ancora servito, insomma, che squadra ti aspetti? Pensi che sia un Latina che comunque possa lottare per i primi posti? Ma sicuramente ha fatto una campagna acquisti davvero importante. La piazza la chiede tanto, però sicuramente verranno qua per cercare di portare a casa il massimo risultato. Sicuramente non sarà facile sia per loro che per noi, però noi dobbiamo fare di tutto per vincere questa partita. Cicco, nelle ultime 3 giornate un solo gol segnato dopo i tantissimi della primissima parte di campionato, è cambiato qualcosa o è solo coincidenza? Ma secondo me sono solo coincidenze perché noi giochiamo sempre allo stesso modo. Magari ora ci aspettano un po' di più e facciamo fatica a trovare un po' più la via del gol. Però, ripeto, sono fiducioso come lo siamo tutti e aspettiamo sabato con ansia perché veramente la partita domenica ci è rimasta sul groppone e dobbiamo cercare di cancellarla subito. Ecco, fra l'altro avete subito gol di testa, era già accaduto contro l'Entella, qualche sofferenza anche con la Pro Vercelli, c'è un problema in quelle situazioni? No, ma sicuramente ci abbiamo lavorato perché lo sappiamo che abbiamo preso diversi gol, magari anche su palla inattiva. Infatti stiamo lavorando tanto su quel tipo di errore che commettiamo sempre. Cercheremo di limarlo e andare avanti. La classifica è ancora indecifrabile. Classifica, siamo 11 squadre in 3 punti, quindi tutte là. L'importante è mantenere sempre, cercare di non perdere tante partite perché quest'anno è un campionato un po' strano perché non vedo grandi squadroni, cioè quelli che ci sono per adesso stanno facendo fatica. Però è un campionato equilibrato che ci può essere qualche sorpresa importante. Dal punto di vista realizzativo, quest'anno che obiettivo ti dai? Sicuramente spero di superare quello dell'anno scorso, anche se non è facile. Però ripeto, quest'anno sembra che un po' tutti andiamo a segno, quindi è importante che giochiamo sempre di squadra, poi il gol quando arriva è una felicità personale, però non mi assilla questa cosa.